Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto la settimana sociale dei cattolici a Trieste, chiude la domenica sarà la visita di Papa Francesco. Basta morte alle frontiere, niente più muri ma ponti, e questo l'accorato messaggio lanciato dal Cardinale Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. 45enne precipitato dal balcone di casa Opicina, la compagna indagata per tentato omicidio, stando all'ipotesi della procura c'era l'intento di uccidere il congiunto. 4 auto bruciate, nottetempo fra l'Istituto Calvani e via Campanella Trieste. Alcuni residenti della zona hanno detto di aver udito delle esplosioni. Adesso è caccia al piromane. Gli inquirenti italiani che indagano sulla morte di Giulio Regeni hanno scoperto che la casa venne perquisita prima del rapimento almeno 3 volte dagli apparati di sicurezza egiziana nel gennaio 2016. Allerta meteo, arriva il nuovo servizio dell'OSMER ARPA regionale per la previsione di temporale e bombe d'acqua improvvise in tutta la regione. L'Udinese inizia oggi la stagione 2024-2025 con l'arrivo dei primi giocatori per i primi test atletici. 15 giorni a Udine e poi si andrà in Austria. Ufficiale intanto l'acquisto di Damian Pizarro. Buonasera, buonasera e benvenuti al nostro TG regionale, un TG come sempre ricchissimo, tante le notizie da darvi. E allora, visto che non abbiamo tempo da perdere perché abbiamo tanti argomenti da affrontare, andiamo subito a Trieste da Gianluca Paladin, perché nella città triestina si sta tenendo la settimana sociale dei cattolici con il grande ospite che ha aperto questo evento, ovvero il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A te Gianluca e bentrovato. Grazie, buonasera Alessandro, hai detto bene, anzi si è appena concluso da pochissimi minuti l'intervento del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che ha preso la parola sul palco di fatto inaugurando questa 50esima settimana sociale dei cattolici in Italia. L'alito della democrazia che prende forma da dopo il fascismo, questo uno stralcio del suo intervento, richiamando come questo alito di libertà, di democrazia sia il diritto di tutte le opposizioni a qualsiasi tipo di regime, a qualsiasi tipo di disuguaglianza. Queste le parole di Sergio Mattarella, e tanto altro ha detto ovviamente in questo importante appuntamento a Trieste. Allora sentiamo un estratto con le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Intervenendo a Torino alla prima edizione della Biennale della Democrazia nel 2009, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, rivolgeva lo sguardo alla costruzione della nostra democrazia repubblicana, con l'acquisizione dei principi che hanno inserito il nostro Paese da allora nel solco del pensiero liberal democratico occidentale. Dopo la costruzione ossessiva del regime fascista, soffiava l'alito della libertà, con la Costituzione a intraiatura e garanzia dei diritti dei cittadini. L'alito della libertà, anzitutto, come rifiuto di ogni obbligo di conformismo sociale o politico, come diritto all'opposizione. La democrazia, in altri termini, non si esaurisce nelle sue norme di funzionamento, ferma restando naturalmente la imprescindibilità della definizione e del rispetto delle regole del gioco. Perché, come ricordava Norberto Bobbio, le condizioni minime della democrazia sono esigenti. Generalità e eguaglianza del diritto di voto, la sua libertà, proposte alternative, ruolo insopprimibile delle assemblee elettive e, infine, non da ultimo, limiti alle decisioni della maggioranza, nel senso che non possono violare i diritti delle minoranze e impedire che queste possano a loro volta divenire maggioranza. Ma
Ma naturalmente in questo lungo pomeriggio ha preso la parola anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI, che è intervenuto prima di Mattarella su questo palco, dove peraltro continuano ovviamente le istituzioni a dialogare, a intervenire, a parlare. Allora Zuppi ha parlato anche di migranti, basta morti alle frontiere, bisogna costruire ponti, i migranti non chiedono altro che essere trattati come persone. E allora sentiamo anche l'estratto proprio del cardinale Zuppi. I troppi morti ci ammoniscono a non accettare i semi antichi e nuovi di odio e pregiudizio. Mai. Non vogliamo che i confini siano muri o peggio trincee, ma cerniere e ponti. Lo vogliamo perché questo è il testamento di chi sulle frontiere ha perso la vita. E lo vogliamo anche per quanti oggi, a prezzo di terribili sofferenze, si sono fatti migranti e chiedono di essere considerato quello che sono, persone. Il Vangelo ci aiuta a capire che siamo fatti gli uni per gli altri. Qualche volta ci impieghiamo un po' a capirlo. Quindi anche gli uni con gli altri. La nostra casa comune richiede un cuore umano e spiritualmente universale. La Chiesa è madre di tutti perché solo guidata dal Vangelo, leggere e qualificare le sue posizioni in un'ottica politica, deformando e immiserendo le sue scelte a convenienze o partigianerie, non fa comprendere la sua visione, che avrà sempre e solo al centro la persona. Questa è la nostra libertà. Sempre e solo al centro la persona, che poi è anche il cuore della democrazia. Cambiamo argomento adesso, perché domenica scorsa un 45enne era precipitato dal balcone della sua abitazione in via dei Papaveri a Opicina e la compagna voleva ucciderlo, ne è convinta la procura, e fra poche ore la donna slovena indagata per tentato omicidio appunto sarà sentita dalla GIP, è quanto emerge dall'indagine dei carabinieri di Aurisina. 45enne precipitato dal balcone di casa a Opicina, si indaga per tentato omicidio, è arrivata la conferma ufficiale, nessun incidente ma la volontà di uccidere. La procura è convinta che la responsabilità sia tutta della compagna dell'uomo, che si trova ancora ricoverato all'ospedale di Cattinara dopo quel volo di 6 metri. Le investigazioni sono affidate ai carabinieri di Aurisina, intervenuti domenica in via dei Papaveri 20 e coordinate dal pubblico ministero Maddalena Chergia. L'indagata, la donna slovena, è in stato di fermo e si trova in carcere. Nelle prossime ore verrà sentita dal giudice per le indagini preliminari. Urla, litigi e aggressioni anche con l'utilizzo di un coltello. Ecco cosa subiva il 45enne dalla sua compagna, dipendente di una casa di riposo di Trieste. I vicini di casa, sentiti da Tele4, hanno tutti confermato la situazione tutt'altro che idilliaca della coppia. Troppi gli episodi che hanno generato paura tra gli stessi residenti del quartiere. Diverse le visite dei carabinieri per liti domestiche nei mesi scorsi. Quella domenica, dopo essere precipitato dal balcone, il 45enne era rimasto semicosciente a terra nel giardinetto condominiale fino all'arrivo dei soccorsi. Poi era stato intubato e adagiato in barella per essere trasferito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Cattinara. Come anticipato già ieri sera, le sue condizioni sono in miglioramento. E adesso ci spostiamo a Udine perché continua la polemica tra il Comune e Confcommercio per quanto riguarda l'ordinanza che limita la vendita e la somministrazione degli alcolici. Abbiamo sentito il vice sindaco Alessandro Venanzi che vuole tendere una mano agli esercenti. Con Confcommercio c'è sempre stato un rapporto reciprocamente collaborativo, noi ogni azione che intraprendiamo sulla città passa per il dialogo, per il tavolo di concertazione con le categorie economiche, fino a che non c'è una collegialità non se ne esce mai, quindi mi sento di dire che il rapporto è buono. Il vice sindaco di Udine Alessandro Venanzi tende una mano a Confcommercio e cerca di placare gli animi scaldatisi dopo l'ordinanza che ha vietato la vendita delle bevande alcoliche dalle 21 e la somministrazione delle stesse dall'una di notte. Ordinanza che, secondo gli esercenti, va a penalizzare esercizi e locali che nulla hanno a che vedere con l'ondata di violenza e criminalità in città. Non è evidente che fare ordinanza non piace a nessuno.
Quell'ordinanza lì è nata in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, che è rappresentante del governo nel nostro territorio e rappresenta il Ministero degli Interni. Il questore e il prefetto hanno immaginato delle azioni, noi abbiamo chiesto con grandissima forza la presenza di più polizia e di più carabinieri, è arrivato anche l'esercito in città per presidiare il territorio e loro ci hanno chiesto, tra il pacchetto di azioni da intraprendere, di emanare questa ordinanza. Per essere chiari, quel provvedimento lì è nato nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e eventualmente viene modificato in quel contesto lì. Lunedì ci sarà, credo, l'incontro. Un problema, quello della violenza, che a prescindere dall'ordinanza, che alla fine dura un mese, andrà in realtà poi risolto più a fondo. Mai immaginare di sostituirsi alle forze dell'ordine sul tema della sicurezza e del presidio del territorio. Noi abbiamo uno strumento che è la polizia locale, nella quale abbiamo aumentato l'organico, abbiamo per la verità raddoppiato tutte le azioni, oltre ad averle mantenute rispetto a quelle che la precedente amministrazione aveva messo in campo. Abbiamo mantenuto telecamere, abbiamo tenuto i cani antidroga, abbiamo mantenuto i taser, abbiamo mantenuto chiaramente dei finanziamenti rafforzandoli sul tema delle telecamere, abbiamo mantenuto i finanziamenti rafforzandoli sul tema degli steward. Chiaro che il Comune può fare questo, bisogna anche essere onesti nel dircelo, però è chiaro che quello che possiamo chiedere è a chi ha questo ruolo, perché lo avoca sempre a sé, è quello di essere presenti e di avere più opportunità di presenza di forze dell'ordine. Il ministro Piantedosi aveva garantito di far arrivare 60 agenti di polizia di Stato entro il 30 giugno nella nostra città per la questura che ha il comando provinciale del territorio. Mi auguro che arrivino, siamo già un pizzico in ritardo, ma lo perdoneremo se ce li manda la prossima settimana, però che ce li mandi, perché chiaramente gli strumenti ce li hanno loro per presidiare il territorio. 4 auto incendiate, tornando adesso a Trieste, in pochi giorni tra l'Istituto Galvani e Via di Campanelle. Stessa sorte per alcuni bidoni dell'immondizia. Alcuni residenti della zona hanno detto di aver udito delle esplosioni e adesso è caccia al piromane. Auto bruciate nella notte, siamo in Via di Campanelle. L'episodio è successo circa alle 3, è intervenuta la Polizia di Stato, infatti la squadra volante sta indagando sull'episodio. Ovviamente sono intervenuti i pompieri per spegnere le fiamme. Guardate che disastro, un'auto completamente bruciata, rimane solamente la carcassa. Qui i nastri dei pompieri a delimitare l'area dell'incendio. Ma se ci spostiamo poco più avanti, tra l'altro presenti anche, i figli, i parenti di uno dei proprietari dell'auto che stanno controllando i danni. E qui vedete gli altri nastri a delimitare l'area dell'incendio dei Vigili del Fuoco e la seconda auto completamente bruciata, e adesso le persone hanno paura che ci sia un piromane che gira proprio in questa zona. È caccia al responsabile o ai responsabili che hanno dato fuoco alle due auto parcheggiate all'autostrada. La pista degli investigatori è l'incendio doloso, anche se tutte le ipotesi rimangono al vaglio. Saranno le immagini di videosorveglianza delle telecamere, poche peraltro quelle presenti in zona, che potrebbero fornire elementi decisivi all'indagine. L'azione di un piromane, una bravata, la gente del quartiere ha paura perché questo non è il primo episodio. Altre due vetture hanno preso fuoco pochi giorni fa, stessa sorte per alcuni bottini dell'immondizia, e tra i residenti c'è chi ha udito esplosioni nella notte per entrambi gli episodi. Ma spostandoci proprio più su all'Istituto Galvani, ecco cosa troviamo: altre carcasse di auto bruciate, un vecchio camper completamente mangiato dalle fiamme. A dare la notizia delle auto incendiate in Via Campanelle proprio la proprietaria della Polo, che ha contattato stamattina la trasmissione Sveglia Trieste. Alle 5 è venuta a suonare la polizia a casa nostra e ci hanno dato la felice notizia. Hanno preso la nostra, hanno saltato due macchine e hanno incendiato la quarta. So che tanti hanno sentito un boato forte l'altra sera là del Galvani, e volevo aggiungere che una di quelle tre macchine è comunque di un amico, e quindi se qualcuno ha visto qualcosa anche venerdì notte, se può contattarci su Facebook o su Instagram o non lo so. In qualche modo. Un uomo del 1951 residente in zona si è ferito al volto tagliando legna nei pressi di Malga de Stefano, sopra Navarons, nel comune di Meduno. Il ferito è riuscito a telefonare al figlio, che ha avvisato il numero unico di emergenza 112. La SOR è stata attivata l'elisoccorso regionale, la stazione di Maniago e i vigili del fuoco. È stata l'equipe dell'elisoccorso a raggiungere per prima il posto, prestando le prime cure e stabilizzando il ferito sulla barella spinale, per poi imbarcarlo e portarlo in ospedale a Udine.
Un'altra notizia, perché è stato arrestato a Pordenone M.D., cittadino albanese di 32 anni, residente nel Lazio, colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio a seguito della rissa tra tifosi albanesi scoppiata a Bolzano in Piazza della Vittoria lo scorso 24 giugno, dopo la partita degli europei di calcio fra Italia e Croazia e fra Spagna e Albania. L'uomo è stato rintracciato dalla squadra mobile bolzanina in collaborazione con i colleghi friulani, dopo aver cercato rifugio in diverse zone del paese. Secondo la ricostruzione della polizia, lo scontro tra i tifosi era nato dal fatto che alcuni albanesi avevano partecipato ai festeggiamenti per il passaggio del turno dell'Italia, dando, diciamo così, fastidio ai tifosi croati. Andiamo avanti adesso, perché continua il processo contro gli 007 egiziani che torturarono a morte Giulio Regeni. Allora scopriamo le ultime novità. La casa di Giulio Regeni al Cairo venne perquisita almeno tre volte dagli apparati di sicurezza egiziani. E quanto emerso nel corso dell'udienza del processo a carico dei 4007 accusati del sequestro, delle torture e dell'uccisione del ricercatore italiano nel 2016. Sentito come testimone, Onofrio Pane Bianco, colonnello del ROS, che ha effettuato le indagini su delega della Procura di Roma, ha affermato che uomini degli apparati fecero ispezioni anche quando Regeni era ancora in vita. Questi elementi sono riscontrati, ha detto il teste, dalle dichiarazioni dei due testimoni, che hanno raccolto le confidenze del proprietario di casa di Regeni e dai tabulati telefonici. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, la prima perquisizione risale al 22 gennaio 2016, tre giorni prima del rapimento del ricercatore di Fiumicello. Un secondo sopralluogo sarebbe avvenuto il 28 gennaio, quando Regeni era già nelle mani degli agenti dei servizi, e infine un terzo sarebbe avvenuto il 30 gennaio, quando i genitori di Regeni erano già in Egitto per cercare il figlio e alloggiavano proprio nell'appartamento di Docchi. Un nuovo sistema di previsione meteo a brevissimo termine per i temporali sul Friuli Venezia Giulia. È questo il nuovo servizio offerto alla cittadinanza dall'ARPA regionale. Vediamo. Un nuovo servizio sviluppato dall'ARPA del Friuli Venezia Giulia per il rilevamento dei temporali in atto. Il sistema di rilevamento prevede l'incrocio di informazioni in tempo reale del radar meteorologico e della rete di rilevamento dei fulmini. Una volta rilevati i temporali, ne viene stimata la possibile direzione di propagazione nei 45 minuti successivi, sulla base della traiettoria da essi seguita nei 30 minuti precedenti. È un nuovo servizio presentato oggi dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente. È un nuovo servizio di ARPA che in occasione dei 25 anni amplia la propria offerta non solo di previsioni ma anche di vicinanza con la cittadinanza. In questo caso avremo la possibilità di avere 45 minuti prima, collegandoci ovviamente con il sito di ARPA, le previsioni dei temporali che entro 45 minuti potrebbero transitare nella zona in cui uno si trova. Ma come funziona il servizio? L'utente interessato ad avere informazioni sui temporali attivi nella propria zona deve accedere alla pagina del sito ARPA Friuli Venezia Giulia dedicato al meteo ed entrare nella sezione Vicino a te. Nel caso in cui il dispositivo dell'utente venga geolocalizzato in un comune sul quale è previsto passare un temporale entro 45 minuti, allora comparirà un banner giallo sulla parte alta della pagina web con l'indicazione possibile temporale. Quindi un servizio utile, penso, a chi fa una gita in montagna piuttosto che un'uscita in barca, anche se quest'ultima magari ci vuole un po' più di attenzione, un po' di previsioni diverse, però voglio dire anche al neofita che vuole fare una semplice scampagnata potrà avere la possibilità di vedere nel prossimo tre quarti d'ora qual è la possibilità che piova o meno. Un bel servizio, nuovo, innovativo, parte da oggi. Fino al 7 luglio a Miramare il Teatro Stabile propone I Segreti del Giardino dell'Arciduca, uno degli spettacoli appositamente concepiti per gli spazi verdi del parco. E c'è già grande attesa anche per Green Shakespeare e per I Discorsi Amorosi, che chiuderanno verso la fine del mese la mini stagione. Vediamo. Gli appuntamenti estivi del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia al Castello di Miramare sono entrati nel vivo. Dopo i concerti al tramonto e all'alba dello scorso fine settimana, realizzati in collaborazione con il Teatro Verdi, come già accaduto lo scorso anno, il primo dei quali il consueto melologo ha visto protagonista Sergio Rubini, tocca ora agli spettacoli appositamente concepiti per gli spazi del parco. Fino al 7 luglio, con inizio alle 19.30, torna l'appuntamento con I Segreti dei Giardini dell'Arciduca, un testo scritto e diretto da Paolo
Paola Bonesi da un'idea della direttrice di Miramare Andreina Contessa. Andrea Germani, Esther Galazzi, Marco Maria Casazza e Maria Grazia Plos, assieme a Jacopo Morra, ripercorreranno per certi versi la storia del giardino di Miramare, recitando negli stessi spazi al centro della loro narrazione, al di fuori della comfort zone di un teatro classico, provando per certi versi la stessa fascinazione degli spettatori che li seguono nei vari luoghi verdi di Miramare. Lavorare facendo scegliere a Zeus, a Dio, al vento, alla pioggia, al sole, se quella sera si fa spettacolo o no, è interessante perché si rimane sempre freschi e vivi sul pezzo. E poi è interessante perché sei parte di uno spettacolo molto più grande e qua a Miramare lo spettacolo è meraviglioso. Luoghi verdi di Miramare che sono al centro di Green Shakespeare dal 9 al 14 luglio, sempre con inizio alle 19:30. Le magie di Shakespeare nelle parole scelte da Laura Pelaschiare e Paolo Quazzoli, docenti dell'Università di Trieste che hanno curato la drammaturgia, e i nostri attori che ci incantano con le immagini di Shakespeare dedicate alla natura, dedicate ai tormenti d'amore. Shakespeare guardava alla natura non solo come ad una madre benigna che oggi è necessario proteggere. Per il bardo la natura era anche una matrigna terribile e il riferimento al colore verde, il green del titolo, può incarnare l'amore e la rinascita, ma anche ombre minacciose ed ossessioni. Chiude la rassegna dal 20 al 24 luglio con inizio alle ore 20, discorsi amorosi da ascoltare e leggere al tramonto. Protagonista Stefania Rocca, affiancata da 5 compagni di viaggio differenti per ogni serata, agli spettatori sarà proposto un itinerario fra le più belle parole d'amore mai scritte, tratte da epistolari celebri. Passiamo allo sport adesso, precisamente all'Udinese, perché anche se la partenza ufficiale dei primi allenamenti della nuova stagione è fissata per lunedì 8 luglio, in realtà già oggi qualche elemento della squadra si è ritrovato alla Blue Energy Stadium per i primi saluti, la conoscenza con il nuovo staff e per i primi test atletici. E allora, ecco, vediamo il servizio perché la quasi totalità dei giocatori convocati è arrivata proprio a Udine per i primi test. Pronta a partire ufficialmente la preparazione dell'Udinese che avrà il suo start lunedì 8 luglio quando tutti convocati da Costa Runiaic inizieranno i primi lavori insieme, ma già dalla giornata del 3 luglio più di qualcuno arriva a Udine per effettuare dei test fisici valutativi dello stato di forma dopo le vacanze con lo staff tecnico e sanitario bianconero come Isaac Success, reduce dal matrimonio, o Hassan Kamara che ha detto sul suo account Instagram di essere pronto a tornare al lavoro, back to work con tanto di istantanea sull'aereo di ritorno. Per alcuni ci saranno anche subito delle sedute mirate sui campi del centro sportivo di Nobruseschi, in particolare i giovani rientranti dai prestiti che Runiaic vorrà valutare per bene prima di prendere delle decisioni in merito. La prima fase del lavoro si svolgerà a Udine fino al 18 luglio, quando poi l'Udinese partirà per il ritiro che durerà fino al prossimo 31 luglio e per il secondo anno consecutivo sarà Bad Kleinkirchheim ad ospitare i bianconeri della fase di preparazione. Nei prossimi giorni sarà comunicato anche il programma dei test amichevoli che è in via di definizione, ma una già certa, anche se si disputerà di rientro a Udine per la precisione il 3 agosto contro l'Al Hilal che vanta tra le sue fila niente meno che Neymar che dovrebbe rientrare appena in tempo per l'occasione dall'infortunio al ginocchio, senza dimenticare però il portiere Bono, Mitrovic, Milinkovic, Savic, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly. Nella lista dei convocati di Runiaic ci sono 4 portieri, Okoye, Padelli, Piana e Silvestri, che resta in odore di partenza ma che per ora resta focalizzato a smaltire l'infortunio che gli ha precluso il finale di stagione. Il reparto difensivo aspetterà Jakob Jolly il 21 luglio dopo la buonissima esperienza agli europei, dove ha messo in riga Højlund, Kane, Ronaldo. Tornano dai prestiti Benkovic e Buta, con il secondo che ha qualche chance in più del primo di restare. Poi tutti gli altri esterni, Bosere, Ferreira, Eizibue, Camara e Zemura, oltre ai centrali Giannetti, Cabasele, Christensen, Perez e Palma, classe 2008 di ottime prospettive. E Gesand, altro rientrante dal prestito, che verrà valutato. Meno uomini per la mediana, con Pagero, Zarraga, Samardžić che arriverà il 16 luglio e Lovric il 21, come Biol, dopo le meritate vacanze. Per ora rientra dal prestito Domingo Schina, altro giocatore che l'allenatore tedesco vuole vedere lavorare in campo. Spazio anche a David Pejčić, sloveno classe 2007, che può rappresentare il presente e il futuro bianconero. Degli attaccanti risponderanno alla convocazione Brenner, Davis, Lucca, Success e Toven. A questi nomi si aggiungono il rientrante Semedo, 2005, che può ritagliarsi un suo spazio, come 2005 Damian Pizarro, il quale però inizierà effettivamente la preparazione dopo aver smaltito i postumi di un intervento di rimozione di cisti ossea. Chiude la lista Matheus Martins, che ancora deve
definire la sua situazione, però sarà possibile vederlo da vicino per la prima volta dopo i prestiti al Watford. Toccherà a Runjic, che ha avuto sostanziale carta bianca, disporre dei giocatori a suo piacimento per effettuare tutte le valutazioni del caso. E allora, prima di salutarci, vediamo giusto qualche frame delle prime sgambate in casa udinese della nuova stagione. Questo è il nuovo mister Kostas Runjic con il nuovo staff. Qua vedete la squadra al gran completo, anche con le nuove divise di allenamento. Si scorge qualche volto conosciuto. Abbiamo visto Isaac Success, abbiamo visto Lucca, abbiamo visto Domingo Schina che ritornava, Kingsley Esibue. Queste quindi le prime corse, i primi movimenti. Intanto, chiudendo con una notizia di mercato, l'avevamo già anticipato da mesi, però è ufficiale l'acquisto da parte dell'Udinese del classe 2005 cileno attaccante Damian Pizarro, di cui si parla un gran bene. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.